quello precedente del 68, che era marcatamente ideologizzato. E mi ricordo che l'ora di storia dell'arte era l'ora buona per fare tutto, preparare i compiti, le lezioni dopo, leggere il giornale, eccetera. Mentre, incontrando Marco, che ha la mia stessa età, ho incontrato uno che evidentemente è venuto su in un mondo diverso, con un altro tipo di sensibilità, una sensibilità che mi affascina. E così abbiamo cominciato a discutere molto bonariamente, semplicemente. Mi ricordo, abbiamo avuto un primo periodo su Velázquez, perché passando al Prado ero stato molto colpito da questo pittore che io, di cui conoscevo solo il nome praticamente, perché mi ricordo gli dicevo: quando dipingi i cavalli si vede il pelo. E dopo siamo entrati nel periodo caravaggesco e mi ricordo che la cosa che mi colpì di più è quando Marco mi descrisse il quadro della morte della Madonna e mi disse, come riporta anche nel libro, tra parentesi, il libro va letto guardando le figure, mi disse appunto che questa Madonna morta, il ritratto della Madonna morta, era il ritratto di una prostituta ripescata nel Tevere e che aveva il ventre gonfio per segnare questa impronta indelebile della sua maternità. E lì sono stato colto dalla sfida perché, come sapete, la Madonna è stata assunta in cielo e quindi vuol dire che il compimento dell'esperienza umana, la resurrezione della carne, la redenzione di ciò che marcisce, una prostituta dipinta come Madonna, riguarda anche appunto una prostituta, come del resto è detto nel Vangelo. E poi è impressionante questo aspetto di Caravaggio, che lo dice anche lui, che costituisce una sfida al cielo, e cioè che è la carne che deve essere salvata. E tutto il libro percorre questa attesa, questa tensione. Marco parla addirittura, cioè assimila la posizione di Caravaggio a quella di Giacobbe che lotta con l'angelo. Ecco, io quello che gli chiederei è di documentarci questo, che poi è una polemica anche molto viva, con tutti coloro che hanno tentato di ridurre Caravaggio spiritualisticamente, spesso anche in funzione anticattolica. Il suo libro dice l'esatto contrario, tant'è vero che è stato fatto oggetto anche di una lunga recensione da parte dell'Osservatore Romano. Marco. Chissà cosa succederà con il libro. Sono molto grato a Giancarlo Cesana di aver accettato di intervenire su questo libro, ma specificamente sul problema di Caravaggio, perché pur non essendo un conoscitore professionista, diciamo così, della storia dell'arte, è un lettore molto più intelligente di quanto non siano certi storici dell'arte paludati, anche perché era mia intenzione, ce l'ho messa tutta, di dire in questo libro alcune cose che mi erano, senza alcuna forzatura, nate da un interesse molto maggiore di quanto non sia quello specifico nei confronti di un pittore. Nei confronti di questo pittore, di Caravaggio, non avevo una particolare simpatia perché lo ritenevo, per certi aspetti, troppo lontano dalla capacità di comprensione di un comune mortale come potrei essere io. Ed è quella difficoltà che sorge al cospetto di un genio vero. C'è sempre una certa distanza incolmabile. Questa distanza si è un po' colmata
alcuni anni fa, 4 anni fa, quando ho scelto di tenere per 2 anni di seguito consecutivi un corso all'università su Caravaggio, proprio perché in me era maturato un certo tipo di interesse che aveva un'altra fonte e che trovavo però riflesso anche nella figura straordinaria dal punto di vista della ricerca, appassionata e forse non soddisfatta di verità, che è appunto quella di questo pittore. Sarebbe molto grave ridurre Caravaggio alla sua pittura. Lo dico quasi per assurdo, perché tutti quanti non lo possono contemplare come pittore. In realtà la figura di Caravaggio è uno dei punti nodali della storia moderna, assolutamente, sia per gli anni nei quali vive, sia per il dibattito che si è acceso intorno a lui in vita e sino a oggi. Grazie quindi a Cesana, lettore molto acuto, ha già osservato alcune cose che mi fa piacere che abbia colto, e grazie anche a voi, perché è impressionante che in un giorno di agosto, quando la giornata è bella e il mare richiama, ci sia così tanta gente per sentire parlare, diciamo così, se non di un libro, non voglio parlare di un libro, ma comunque di un pittore che è argomento di un libro. Adesso arriverò un po' al nocciolo della questione. È una domanda interessante e complessa, molto sfaccettata quella che mi ha fatto Cesana, e molto stimolante. Non abbiamo preparato il dialogo, però avevo bisogno che mi desse la dritta per poter creare una certa successione delle immagini che altrimenti sarebbe brutto cercare in modo affannoso. Parte dal quadro da uno dei quadri più sconvolgenti di Caravaggio, La morte della Vergine, che vorrei proiettare subito in modo che le mie parole non siano peregrine nell'etere, ma abbiate davanti agli occhi qualche cosa, però non so come si fa. Vediamo un po' com'è. Se io non sono in grado di farlo, mi auguro che qualcuno della regia lo faccia per me, perché... Va bene. Ecco, no, siamo molto ma molto fuori rotta qua. Adesso come si fa? Datemi una mano voi, perché non so come si fa. È la prima. Ecco. Il dipinto risale probabilmente al 1605, benché la commissione è antecedente del 1601. È strano che il pittore sia riuscito a eseguirlo in un lasso di tempo così lontano dalla commissione, probabilmente per grandi impegni. La fortuna di Caravaggio a Roma segue una parabola molto precisa, quella che tocca l'apice intorno al 1603, è quella che comincia a marcare una certa fatica e quasi un declino dal 1603 al 1606, che è l'anno in cui fugge da Roma per aver ucciso un uomo, Ranuccio Tommasoni, durante probabilmente una rissa. Venne eseguita attraverso un intermediario per l'ordine dei Carmelitani Scalzi, quali, quando si videro arrivare questa grande pala, quasi 5 metri di altezza oggi al Louvre, rimasero sconvolti e molto probabilmente anche sulla base dei commenti che la folla faceva di un dipinto per il quale le fonti antiche dicono testualmente che aveva dipinto una donna gonfia, morta gonfia. È probabile che in quei giorni, nei giorni in cui cominciava a eseguire il dipinto, fosse annegata nel Tevere una prostituta, anche perché un'altra delle fonti caravaggesche, quella di Mancini, che è il suo primo biografo, dice chiaramente: nella donna raffigurò una meretrice sozza degli Ortacci, che come voi sapete gli Ortacci sono un suburbio romano malfamato ancora oggi. Il quadro è assolutamente sconvolgente, sia ben inteso, creerebbe grande scandalo anche oggi, perché se un pittore ardisse di mettere come modello della Madonna una prostituta, oltretutto morta, gonfia, quindi con il ventre, che secondo l'iconografia ufficiale la Madonna non muore con la pancia gonfia, creerebbe sommo scandalo, figuriamoci in quei 4 secoli fa. Oddio, ci sarebbe anche da osservare che certo permissivismo odierno è falso,
e che in fondo allora erano meno moralisti di oggi, ma comunque sono tutte illazioni che si fanno così al di là di quello che può essere l'immediato contatto con le opere d'arte. Quindi questo non è scritto. L'iconografia ufficiale prescriveva che la Vergine non venisse raffigurata proprio nella sua carnale scomparsa dalla terra, bensì nell'attimo del transito. Infatti molti dei dipinti precedenti a Caravaggio e anche successivi, visto che rimane comunque un unicum, anche se un unicum quasi irrinunciabile per tutta la pittura a lui contemporanea, per quella che seguì a lui, prevedeva appunto il concetto del transito, quindi qualche cosa che richiama molto di più il passaggio da una vita all'altra, non un richiamo così violentemente terreno come poteva essere il fatto di raffigurarla morta. Morta a tutti gli effetti, come qualsiasi persona muore prima di lasciare la terra. Ma potrebbe esserci un altro motivo che sconvolse l'opinione pubblica, per cui il quadro venne levato, venne messo in vendita, quasi all'asta. I carmelitani se ne vollero sbarazzare, fino a quando attraverso vari passaggi arrivò nell'Ottocento al Louvre. Il motivo potrebbe essere che questo eccesso di umanizzazione del sacro, che è l'ingrediente fondamentale della ricerca spasmodica di Caravaggio di una verità cristiana, si traduceva in questo particolare episodio in una celebrazione del dolore umano. Infatti tutti i presenti, dove è fuggita l'immagine chissà, c'è la mia, tutti i presenti sono sprofondati in un dolore corale. Gli apostoli, di cui era figurato quasi sempre lo stesso modello ripetuto, vedete questo vecchione, sempre lui messo in pose diverse, piangono a dirotto, e specialmente piange a dirotto questa figura stupefacente che è in primo piano, la vedete, questa specie di sguattera che è la Maddalena. È un pianto vero, come poteva essere mosso dalla morte di una persona cara. Ecco. In questo dipinto si concentra tutta quanta la poetica di Caravaggio e anche la sua forza prorompente di provocazione. Nel 1605 le cose cominciavano ad andargli male, sia perché aveva avuto a che fare con la giustizia ripetutamente, sia anche perché non era più così gradito a una certa ufficialità ecclesiastica come era stato gli anni prima, anche in seguito al cambio al soglio pontificio del pontefice. Da Clemente VIII si passa a Paolo V, che era un bacchettone terribile e non poteva tollerare certi eccessi. Aveva avuto già dei problemi in passato con quadri rifiutati, ma questo fu quello che fece assolutamente la goccia che fece traboccare il vaso. Perché? Probabilmente perché, sentendosi un po' attanagliato da un certo sfavore, ciò gli suscitava un atto provocatorio sempre maggiore, ed è tipico dei grandi geni che si vogliono in qualche modo opporre, pur essendo beneficiati e molto soddisfatti dall'applauso e dai trionfi. Per certi aspetti si sentono come anche presi alle strette da questi trionfi e vogliono dire sempre qualcosa che sia fuori dalle righe. Oltretutto era raffigurata, assoluta eccezione a qualsiasi codice figurativo, con il ventre gonfio. Perché? Ce lo so, siamo domandati un po' tutti, mi metto ormai anch'io fra quelli che hanno scritto qualcosa di Caravaggio, la letteratura è sterminata, io sono uno degli ultimi, poi insomma ho raccolto anche molti pareri di altri che mi sembravano giusti, aggiungendo qualche cosa. Perché probabilmente per umanizzare fino in fondo il sacro, quindi anche la figura della Vergine, non poteva dimenticare Caravaggio anche la sua maternità, e quindi nella completezza della sua umanità non poteva tralasciare questo fattore supremo. Non c'è altra spiegazione, certamente non l'ha fatto con alcun intento dissacrante, non è mai, mai blasfemo. È sempre alla ricerca di una verità che vada al di là delle convenzioni. Ed è questo il motivo per cui gran parte della curia romana non poteva che metterlo al bando.
desideravano una celebrazione del sacro che fosse tale da mettere in ginocchio a distanza il devoto. Caravaggio rompe assolutamente questo schema mentale e ideale e riporta il sacro nel quotidiano, come vedremo tra poco, anche perché non posso dire tutto su questo dipinto, visto che devo distribuire le mie parole su una rapida carrellata. Per quanto riguarda i due problemi sollevati, le prostitute, diciamo così, e la resurrezione. Della resurrezione devo parlare più avanti perché non posso commentare adesso questo gravissimo problema dell'anima di Caravaggio, perché è in fondo è la chiave di volta di tutti quanti cristiani, la resurrezione. Guai a quei cristiani che si fermano alla morte, voi lo sapete benissimo, meglio di me. Noi siamo cattolici, quindi la morte non è sufficiente, è semplicemente un momento per arrivare ad altro. Per quanto riguarda invece le prostitute, il rapporto che aveva con questa categoria durava già da molti anni, ossia da quando aveva osato raffigurare la cortigiana Filli, la più celebre e bella prostituta romana che veniva da Siena ed era stata denominata dal parroco della chiesa presso la quale lei viveva cortigiana scandalosa. È difficilissimo che un epiteto sia così forte in momenti in cui le cortigiane avevano grande spazio a Roma, come si può immaginare. Innanzitutto Fillide era al di sopra di tutte le altre, sia perché dotata, diciamo così, di una certa cultura, una cultura ovviamente deposta ai piedi della sua professione, ecco. Sì, non era una cultura accademica quella di Filide, ma soprattutto era di un tale splendore questa donna che insomma aveva fortuna per quello, ecco. Ma cortigiana scandalosa perché era una dei 230 persone, come si evince dai documenti, che avevano rifiutato di prendere la comunione. Caso rarissimo, 230 in Roma intera. Roma allora aveva circa 1 milione di abitanti, quindi 230 su 1 milione. E quindi era di zoccolo duro, ma quanto è straordinario riuscire a conoscere fino in fondo la storia delle persone e in fondo anche la storia di Caravaggio, che si trasmette immediatamente attraverso le sue opere. È difficile trovare in qualsiasi altro genio un rapporto così immediato tra persona, indole, stato d'animo e opera. Fillide, quando lascerà nel 1614, quindi a distanza di molti anni dal suo ritratto e a distanza di 4 anni dalla morte di Caravaggio, le sue cose, che non erano poche perché aveva avuto fortuna attraverso il suo fascino, si dimostra a tutti gli effetti e con somma commozione convertita, quindi lascerà le sue cose alle suore povere, ai bambini poveri, e verrà sepolta in chiesa, nella chiesa di San Lorenzo in Lucina. È la stessa che era stata raffigurata, la stessa cortigiana scandalosa, di cui purtroppo dipinto non ho l'immagine perché andò perduto durante la guerra, durante il bombardamento del Museo di Berlino, però ritorna con la sua meravigliosa effigie nella Santa Caterina, di Alessandria, vedete tutto molto falsato, ma è il massimo che si poteva ottenere da questa gigantesca immagine, e con dei tratti di una bellezza assolutamente greca, e che è anche il mezzo ricercato da Caravaggio per poter celebrare il concetto di bellezza classica. Poi lo vedremo anche attraverso un'altra sfilata di ritratti superbi. Ma il rapporto, buon rapporto che aveva con le prostitute, di cui ha lasciato delle immagini travestite anche da sante, come nel caso della Maddalena, sotto le cui spoglie si nasconde quasi certamente il volto di un'altra prostituta, Anna Bianchini, Annuccia dai capelli lunghi e rossi, come si vede qua, durava fin dall'inizio, quindi questo suo fare provocatorio, anche nelle opere giovanili, è immediatamente espresso, non sottaciuto, e d'altra parte
quale persona avrebbe incarnato meglio la figura della Maddalena che non che una prostituta, ecco, ma una prostituta che viene qua celebrata anche non solo per la sua bellezza, ma quasi con un accento di castità. Vedete com'è pensosa, com'è melanconica, perché ha abbandonato i beni mondani, che sono questi monili, questi gioielli sparsi in primo piano, e com'è quasi presa dal fatto della sua trasformazione della sua vita. Ecco, tutto questo non è casuale. Si mescola in Caravaggio perché è un animo pieno di contraddizioni tremende, tremende, doveva avere a che fare con la sua persona innanzitutto, che non era certamente consentanea a un certo tipo di clima vigente e non era neanche per certi aspetti immediatamente consentanea alla un'interpretazione dottrinale del cristianesimo. Eppure, andando alla ricerca della verità, riesce a superare questo dibattito in qualche cosa che rimane oggi come il testo figurativo più cristiano dell'età moderna. Ecco allora come, partendo dalla realtà, anche nei casi in cui si imbatte in una realtà non immediatamente positiva, non immediatamente bella, la sua forza di interpretazione radicale di questa verità, di questa realtà, lo porta immediatamente alla radice di una verità che sopravvive al di là, per certi aspetti, delle forme. E questo è più cristiano di così, non c'è alcunché. Eccola ancora, con i capelli rossi, nella figura della Madonna, con il bambino in braccio, nel riposo durante la fuga in Egitto della collezione Doria Pamphili. Questo è l'intero, molto interessante, perché nell'angelo visto di fronte, intorno al quale svolazza questo drappo bianco incandescente, Caravaggio vuole riprendere un modello di Annibale Carracci, che era la raffigurazione del vizio. Ecco allora sempre questa forza di provocazione che in lui si mantiene costante anche nel mescolare, come nel caso presente, sacro e profano con assoluta libertà. Ma guardate che questa forza di contraddizione angosciante, fino al punto in cui pur mantenendosi esclusivamente su testi figurativi sacri, abbandonerà completamente l'aspetto profano, in lui si sente proprio la mancanza di una speranza. Ecco, questo è probabile che l'ultimo Caravaggio è a tutti gli effetti tragico, ma tragico nel senso greco del termine, di una domanda che credo fosse come senza risposta. In tal senso la figura che più gli si avvicina culturalmente in età contemporanea è proprio quella di Pasolini. Voi sapete, questi paralleli sono pericolosissimi, ma si fanno soltanto per piccole analogie. Nel caso di questi due personalità, per quanto grande sia Pasolini, però forse non paragonabile alla grandezza di Caravaggio, comunque molto grande anche Pasolini, entrambe queste personalità, le analogie sono molto più fitte che in altre che si mettono in modo indebito e superficiale a confronto. E stavo dicendo appunto che nel 1605 un po' di disavventure già le aveva subite. Il primo quadro pubblico che venne rifiutato a Caravaggio è il San Matteo con l'Angelo, destinato alla Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi, tolto subito di mezzo perché non aveva rispettato un certo codice illustrativo che pretendeva ci fosse una distanza tra l'angelo e il santo, mentre invece l'atteggiamento nel quale li aveva raffigurati era troppo familiare, sembra un vecchio nonno che intorno a fianco del quale, analfabeta, a fianco del quale il giovane nipote, che invece già sapeva scrivere, insegna a scrivere. E così arriva questa
stupefacente a sua volta versione finale, nella quale, mantenute giustamente le distanze, e l'angelo scende con questo gesto, vedete, della mano, sembra che stia enumerando, ed effettivamente il gesto si riferisce alla enumera le genealogie di Cristo che sono all'inizio del Vangelo di Matteo, ma la distanza era mantenuta e quindi il decoro iconografico veniva salvato. Quanto all'angelo, è evidente che c'è un richiamo alle figure giovanili di Caravaggio che sono ancora molto immerse in uno stadio estetizzante. Ma guardate, adesso, a parte il prodigio tecnico, no, di questo pittore che ha un'estrema facilità, una facilità prodigiosa, quasi sovrumana, di dipingere, anche la meraviglia della impostazione spaziale, questo sembra proprio una specie di aquilone impicchiata sul fondo scuro, il bianco incandescente della veste, che è ancora un sintomo molto preciso di una certa sua così carattere estetizzante che si esprime moltissimo nelle prime opere e che si riflette anche questo carattere nella figura vista del profilo di questo giovane, che è evidentemente un giovane così con caratteri un po' ambigui, come potrebbe essere un angelo, ma la giustificazione non è affatto quella, ma con caratteri quasi androgeni, come invece risalta assai di più nelle opere della formazione di Caravaggio, fino a quando nel 1600 però le cose cambieranno anche in lui, anche come frutto di una maturazione spirituale. È inutile che certi critici cerchino di ridurre tutto quanto all'osso di una pura figuratività, ma per carità, questo è un personaggio troppo vivo e troppo presente nelle cose che faceva per mantenere qualsiasi diaframma fra l'immagine e il desiderio di voler esprimere anche qualcosa che fosse innanzitutto suo. Ecco, li vedete, sono figure ambigue, per certi aspetti androgine, molto raffinate dal punto di vista così figurativo, anche perché Caravaggio insistentemente si approvvigionava a modelli classici, a partire specialmente dal 1600. E questo appunto è l'intero del concerto, musica di alcuni giovani, e effettivamente il dato efebico è molto forte, ma verrà abbandonato, tranne appunto in alcune occasionali resurrezioni, come era quella dell'angelo impicchiata verso Matteo, che volge lo sguardo verso di lui. E invece ci sono alcuni dipinti di passaggio che segnano proprio il passaggio tra questa fase estetizzante, benché anche comunque di un'estetica che non è mai totalmente separata da certi principi etici, perché le prime opere sono sempre caricate anche di certi valori, così, insomma, forse anche sulla spinta di un certo neoplatonismo, che era la cultura fondamentale del suo primo grande committente, il Cardinale del Monte. Alcuni quadri come questo, la testa mozza di Medusa, come anche il particolare di Giacobbe, di Isacco nel martirio, ecco, l'intero è questo, no scusate non c'è, nelle quali questa specie di armonia puramente formale o quasi puramente formale comincia a accendersi anche di una certa tensione tragica che porterà ben presto Caravaggio proprio a quello che io ho chiamato un po' stile tragico, che segna il momento supremo, la svolta suprema della sua maturazione, e questo avverrà ben presto con i grandi quadri di San Luigi dei Francesi, nel quale ebbe anche il problema e l'impegno di dover creare composizioni molto più complesse, sia per la maggiore presenza di figure, sia anche per questo suo istinto teatrale e registico, che era in fondo il traguardo che voleva raggiungere. E, oltre ad essere un grandissimo pittore, un grande regista,
vuole portare la sacra rappresentazione che a scena fissa, o comunque la sacra rappresentazione recitata a scena fissa e anche in pittura, un po' come era stato fatto in certi ambienti, vedi i Sacri Monti delle Alpi, che era stata portata a livello plastico tridimensionale. Quindi lo sforzo per rendere viva e vera fino in fondo la scena in Caravaggio è fortissimo. E per questo, come qualsiasi grande regista, avrebbe innanzitutto dovuto costruire sia il palcoscenico, sia assegnare delle parti molto precise nell'azione mimica alle persone reclutate per svolgere le scene che raffigurava, sia anche doveva, da buon regista, studiare le luci in modo assolutamente nuovo, perché non poteva arrivare a un effetto tragico attraverso una luce naturale, assolutamente. E quindi ancora ci si domanda, perché non è chiaro, benché i biografi e le antiche fonti cerchino di spiegare questo suo segretissimo metodo di posizionare le luci, come facesse fino in fondo a creare certi effetti. E così si racconta che chiudeva le finestre, cercava di togliere qualunque luce naturale facendola tutta più penetrare da piccole fessure, e tutto questo era illuminato con delle torce, perché queste torce gli permettevano di proiettare la luce nei punti nevralgici che avrebbe dovuto poi sottolineare a livello tragico, proprio per creare questi effetti fantasmagorici. Voi dovete immaginare questi quadri posti sugli altari di Roma nello stato immacolato di conservazione, come potevano essere appena dipinti, quindi con tutte le lacche in perfetto stato, con tutte le vernici, non poteva che essere un pittore sconvolgente, e sconvolse per davvero anche in positivo, perché tra il 1600 e il 1603-4 Caravaggio è considerato il massimo pittore a Roma, ma è ovvio che a Roma vuol dire il massimo pittore al mondo. Questa è la vocazione di Matteo, e anche qui sconvolge per certi aspetti l'iconografia ufficiale vigente sino allora, che prescriveva l'arrivo preannunciato, solenne, retorico, paludato di Cristo, che a un certo punto compare sulla scena e avverte Levi, dice: guarda, tu da questo momento lo chiama perché cambi vita. Niente, sfronda tutta questa retorica, questa impalcatura che appesantiva la possibilità di portare quell'evento, di affrancare quell'evento da una sfera di lontananza nella storia e renderlo assolutamente attuale, perché potesse essere rivissuto nella sua forza di emozione anche da tutti. Pensate al fatto che i quadri di Caravaggio si possono molto facilmente rivivere, sono delle specie di tableau vivant. Il fatto del tableau vivant trova in Caravaggio una fonte di ispirazione molto fertile, è un segno indiretto di come quegli eventi siano ancora toccanti oggi. C'è poco da fare, poter mettere in scena un quadro di Caravaggio, cosa che normalmente si fa a tutti i livelli, ecco, mettere in scena un quadro è in fondo, se ci si pensa bene, in modo un po' brutale, non c'è niente di scientifico in quello che sto dicendo, è un po' una voce popolare la mia, però perché non deve avere un suo valore, ecco, è in fondo la prova, il riconoscimento più alto di come egli sia riuscito a creare delle opere imperiture proprio attraverso quel concetto di storia, che in lui è una storia attualizzata nel presente, hic et nunc, separata da qualsiasi lontananza nel passato e mossa e vivificata dalla volontà di far coincidere trascendente e immanente, fisico e metafisico. Non è mai possibile in Caravaggio scindere questi valori. Cosa c'è di più cristiano, di più cattolico, oltre che cristiano, della sua pittura, se la si legge in questa chiave, che non è il frutto di alcuna sovrapposizione ideologica, è la verità
di quello che voleva significare e la verità di quello che noi ancora immediatamente riusciamo a cogliere. Qui comincia la sequenza dei sommi capolavori di Caravaggio, i quali sono, risentono, credo, perché molto naturalmente c'è tutta quanta una critica che si imbizzarrisce quando si tenta di fare un approccio di carattere deterministico, caratteriale con l'opera di Caravaggio, perché vogliono sfrondare tutta la sua esistenziale forza, no? E ridurre tutto quanto a vivisezione strutturalistica della sua pittura, eccetera, eccetera. C'è qualcuno che sostiene che non il rapporto, questo suo rapporto con la realtà, la presa diretta della realtà, sia frutto soltanto dello scientismo. Sì, è vero, certamente lui è molto razionale nella sua pittura, è razionalissimo, 100%, deve essere vero, come può non essere razionale. Ma c'è ben altro, la forza poetica, in queste cose qua la forza poetica non c'entra più niente, il richiamo religioso non esiste più. Sono cose gravissime, molto limitative, anche se non bisogna considerare Caravaggio a una stregua di un cattolicesimo clericale. Non era clericale per niente, era un depravato a tutti gli effetti, sì, e come? No, quindi, ma ci mancherebbe che un peccatore non venisse salvato, questo viene salvato dal fatto, soltanto da quello che ha lasciato, anche se involontariamente l'avesse fatto, cosa molto difficile da pensarsi, viene salvato soltanto perché sono opere devozionali a tutti gli effetti e una volta tanto l'opera devozionale non scade a livello così di oleografia, no? È sostenuta da uno dei massimi geni della storia figurativa di tutti i tempi. E qui comincia quella carrellata di capolavori supremi che, secondo me, stavo dicendo, sono anche il riflesso e il frutto di uno stato d'animo calmo, è dovuto probabilmente al fatto che era in davanti a lui si inchinavano tutti quanti questi cardinali, non tutti, perché un'ala molto molto folta cercava di rendergli la vita impossibile, poi a un certo punto ci riescono anche, ma gli altri erano proni davanti a lui, riempiendolo di superbia controllata e di un narcisismo Caravaggio impressionante, perché proprio anche manifesto nel fatto che non frequentava quasi nessuno tranne gentaglia da bettola, ecco un altro punto interessante, insomma, della sua biografia, pittore di quart'ordine, prostitute, bettolieri, gente proprio miserrima, col quale faceva anche cose da bagordi, ma però tutto quanto come ai margini della grande società, benché vivesse sempre a palazzi. Prima viveva al Palazzo del Cardinale del Monte, poi dei Marchesi Mattei, c'era una stanza sua, ma la sua vita privata non si confondeva con questo protocollo assolutamente. Lo dicono chiaro e tondo, Karel van Mander nel 1601, contemporaneo pittore a Roma, dice: è molto difficile frequentarlo. Dice: disprezza le opere degli altri, ma anche delle sue, però non parla con grande sussiego. È vero questo, ma è una forma di estrema, secondo me, di narcisismo. Era talmente preso da se stesso che non riusciva neanche a apprezzare se stesso. C'era sempre una dimensione ulteriore oltre a quella che poteva essere quella visibile, ecco. E qui comincia questa carrellata di stupendi capolavori, più belli in assoluto, i quadri di Santa Maria del Popolo, la conversione di Paolo, di Saulo, la crocefissione di Pietro, li vedrete con delle gamme di colore più fedeli, andando a vedere la mostra, gli ingrandimenti, qua è tutto falsato, ma come ripeto non si è potuto fare altrimenti. Questa, la deposizione del sepolcro, che secondo me è insieme alla prima versione della Ceninemus il quadro più straordinario, ecco, ed è il momento in cui Caravaggio arriva a quella perfetta fusione di realismo che gli veniva dalla cultura del nord e di idealizzazione che gli veniva dalla cultura classica romana. In questo sta, in questa fusione, l'irrepetibilità assoluta del suo genio. Ragionando per assurdo, se si fosse mantenuto soltanto
ai vincoli del realismo del Nord, sarebbe diventato un buon pittore, probabilmente un grande illustratore, probabilmente sarebbe riuscito ad arrivare anche a certi accenti tragici ai quali voleva arrivare, ma non sarebbe mai stato Caravaggio. Ciò che lo rende supremo e ineguagliabile, ineguagliato prima, e infinitamente colto, è proprio la sua capacità di avere coniugato due culture che per certi aspetti sembrerebbero quasi contraddirsi, essere contrapposte, la realtà e l'idealizzazione. Messe insieme si arriva a lui, ossia a una realtà idealizzata soltanto nel concetto della bellezza, non in una idealizzazione che possa creare anche soltanto una minima distrazione da quello che è il dato reale, ma attraverso la conoscenza della cultura classica, delle sculture romane che poteva vedere a Roma, in questo caso il riferimento a un sarcofago, alla raffigurazione di un sarcofago, si sa esattamente qual è il modello, credo che sia ai Musei Vaticani, specie nella figura di Maria di Cleofa che alza le braccia con quella solennità da tragedia greca. Lui sta facendo recitare, sta tentando in questo caso qua di mettere sulla scena una tragedia greca. Non era necessario essere dotati di troppo raffinata cultura per arrivare a queste cose, che in fondo si potevano vedere benissimo nei teatri di Roma e addirittura anche nelle strade attraverso la commedia dell'arte. Quindi il suo istinto teatrale si alleva a contatto con qualcosa di assolutamente vivo, non con dei libri, sia ben inteso, arriva a queste forme di un equilibrio, di una potenza, di una meraviglia anche formale, accademica. Le gamme dei colori si accendono, c'è proprio una celebrazione della bellezza che però non è mai legata dalla celebrazione del sacro. È questo che risulta molto scomodo a tutta un'ala della critica e che risultava scomodo anche ai contemporanei, perché erano come impreparati a cogliere qualcosa di così supremo. Tutto quanto doveva essere per forza rivestito di una certa retorica per diventare vero, e invece toglie la retorica per portare alla verità la verità fino in fondo, e attraverso questo arrivare proprio alla al nocciolo della questione, che era l'evidenza di qualcosa che durava nel presente, ma durava nel presente esaltato dal senso della bellezza. Dura molto poco questo periodo, poi comincia la situazione a precipitare, e precipitare anche psicologicamente, per cui dal 1606 in poi Caravaggio è come preso da una morsa crescente che lo porta certamente alla disperazione, e come dice un biografo siciliano che l'aveva incrociato nel 1609, non un biografo, un signore siciliano nel 1609 che gli commissiona alcuni quadri, dice testualmente: questo pittore ha il cervello stravolto. Perché arriva a questo, lo vedremo dopo la rapida carrellata dei supremi capolavori. Ecco, guardate il volto della Maddalena in lacrime, è tratto anche questo da una scultura greco-romana. O il volto della Giuditta, meravigliosa testa, nella quale si pensava che fosse ancora raffigurata la stessa Filide Melandroni, ma ora si suppone che fosse la moglie di un pittore, insomma, comunque la bellezza non viene certo a cedere. Ecco l'intero, o il volto della Madonna dei Pellegrini, immagine per certi aspetti addirittura statuaria, messa così come in una nicchia, ma resa vera da un senso di umanità e di maternità assoluta, con questo bambino in braccio che sembra quasi che le caschi, di fronte ai pellegrini che, come voi sapete, suscitarono gran schiamazzo nel pubblico perché avevano i piedi sporchi. D'altra parte, dopo aver fatto gran cammino e una volta arrivati alla meta, essersi buttati i piedi con guardate con come sono scomposti nella loro
perfetta forma, come sono sgraziati nella loro stupefacente eleganza, non so come chiamare, non c'è un termine che è sufficientemente esornativo della loro povertà. O il volto del quadro che rimase addirittura sull'altare 15 giorni, lo tolsero subito di mezzo, cioè qua ha perso le staffe, anche perché ormai era fuggito da Roma, ma non è quello il motivo adesso è un altro, ve lo dico, della Madonna dei Palafrenieri, fatto per un altare di San Pietro, l'altare dei Palafrenieri dedicato a Sant'Anna. La Sant'Anna urla, c'ha una smorfia rabbiosa, come dice Roberto Longhi, di una vecchia ciociara. Dice: ma chi è questa vecchia ciociara qui che urla? Probabilmente perché vede il serpente che è il demonio. E la critica qua si è impuntata a cercare grandi ragioni teologiche per spiegarselo. La rimozione del dipinto, in realtà la verità è stata detta molto chiaro, che dipinge il bambino ignudo, che invece di essere proprio un Gesù bambino così di 4-5 anni, già 13, quindi con tutto quanto corrispondente a un tredicenne, ecco, insomma, e la Madonna, che invece di essere tutta quanta accollata, vista, insomma, è molto scollata. Poi dovete immaginare questo quadro a grandezza più che naturale. Uno se vede arrivare sull'altare di San Pietro una cosa così, cioè via, 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 ecco, e poi è stato subito acquistato da un cardinale che, secondo qualcuno, aveva addirittura mosso tutta quanta, architettato tutta questa storia per riuscire a comprarlo a poco prezzo. Infatti oggi, grazie a Dio, grazie a quel cardinale che è Scipione Borghese, è ancora quantomeno alla Galleria Borghese, ecco, quindi non è disperso in giro per il mondo, è ancora in Italia, però insomma il quadro, immaginate appunto tutto quanto. Ora io l'ho visto di recente perché l'hanno restaurato ed è nei depositi della Borghese, l'ho visto toccandolo quasi, non l'ho toccato perché avrei commesso un'infrazione, ma insomma, ecco il vero motivo qual è. Quindi dobbiamo sempre riportarci a quando il dipinto venne messo sull'altare, quindi con quel tipo di oggettività di pittura, con le vernici, sembra di avere delle persone davanti, nude, in chiesa, insomma, andiamoci adagio. E altro supremo capolavoro dal punto di vista teatrale e scenografico è la Cena in Emmaus, la prima versione, che è giocata tutta quanta su degli effetti di coinvolgimento del pubblico. Se voi la vedeste dal vero, è 1,92 m di base, quindi anche ancora delle figure al naturale, in perfetto stato di conservazione, il dipinto che fu fatto per i Marchesi Mattei e poi è girato, purtroppo è finito a Londra, ma comunque, vabbè, quantomeno esiste ancora nel mondo. È tutto quanto giocato prospetticamente perché lo spettatore, quindi noi, davanti al quadro, siamo coinvolti e addirittura chiamati a vivere in prima persona quello che sta accadendo attraverso questi effetti straordinari e questa materia lucidissima che riporta tutto a un livello di oggettività veramente impressionante per noi, come se. Ma vedete che allora il realismo di Caravaggio non è soltanto un dato stilistico, è un dato funzionale, perché questa pittura nella quale tutto quanto risalta, ogni particolare è portato sotto la lente di ingrandimento e di una verità epidermica, è anche strumentale al fatto di arrivare a una verità storica. In questo è doppiamente realista per certi aspetti, non saprei come dire. È tutto quanto proteso alla verità, sia come fine e scopo di un messaggio di valore, sia anche come strumento per poter arrivare a quello scopo. Ma qui le cose, vedete, cambiano, siamo a distanza di 4 anni, nella seconda versione dello stesso soggetto, fatto già quando ormai era fuggito, non c'è più quello senso di stupore, di gioia, di splendore con il quale aveva raffigurato un tema che è successivo alla resurrezione, ma lo stesso tema viene interpretato con grande mestizia. Era un reduce da un omicidio, fuggiva da Roma con la pena capitale sulle spalle, il bando capitale che prescriveva a chiunque l'avesse trovato di eseguire la sentenza di morte tramite decapitazione. E qua comincia veramente il suo affannoso peregrinare attraverso quadri sempre più tragici, tranne nel caso
supremo, unico, quello che Longhi chiama un momento di schiarita, che è la Madonna dei Pellegrini di Napoli, oggi purtroppo, dico purtroppo perché non è più a Napoli, ma comunque nel Museo di Vienna, nel quale, secondo me, attraverso il particolare delle mani degli oranti, Caravaggio raggiunge il vertice supremo della pittura moderna. Non c'è niente di eguagliabile a questo brano del palpito delle mani dei pellegrini in preghiera di fronte alla Vergine del Rosario. Bisogna vederlo dal vero, non qui. Si sente proprio che è una preghiera che è trasmessa quasi attraverso, non so, una carica elettrica nelle mani di questi che anelano ad avere la grazia, chissà, insomma, è di una assoluta umanità e di un'assoluta regalità. Per quanto più i soggetti sono di contenuto popolare, tanto più lui è regale nel manifestarli e nell'esprimerli. E qua invece il precipizio ormai ha già segnato le sue tappe, questa è una delle tappe fondamentali, la decollazione di San Giovanni, quale rimane sempre l'assetto teatrale del palcoscenico, ma Caravaggio arriva addirittura al limite di firmare il dipinto con il sangue che è sgorgato dalla testa di San Giovanni, perché preso dall'ossessione della morte per decapitazione, quindi soggetti che richiamano in qualche modo le decapitazioni, il Davide con la testa di Golia, San Giovanni decollato, la Salome con la testa di San Giovanni, negli ultimi anni sono molto più frequenti che nei primi, proprio perché ormai vive questa specie di spasmodica ossessione della morte che lo porterà probabilmente a perdere il senno, o comunque a perdere gran parte del senno, sotto che si, questa non so, anomalia degli ultimi 3 anni di vita si manifesta pittoricamente in termini diversi, passa dall'angoscia, dal cupore assoluto, al dichiarato senso di espiazione, alla volontà quasi di, certamente era preso dal cupio di Solvi, questo è evidente, credo che anche Cesana forse sia, mi auguro che sia d'accordo, perché lui da par suo può fare anche un'esegesi di Caravaggio che non è strettamente quella stilistica, okay, ma insomma un'esegesi di carattere, una indagine di carattere psicoanalitico che molti già hanno fatto, infatti a un certo punto mette ma che pittore è, che povera, sì, certamente era una persona molto, diciamo così, difficile, ecco, ma altro che difficile. Partecipe dell'evento sacro, piuttosto che niente, soltanto con il suo nome tracciato nel sangue sgorgato dalla testa di San Giovanni, ma anche partecipe a piena persona in alcuni temi altamente drammatici e legati sempre a Cristo. Ecco allora la lotta di Giacobbe con l'angelo. Come si può osare annegare il rapporto, la religiosità di Caravaggio, che viene dichiarata dal fatto che appena poi è lui stesso presente con la sua fisionomia, con il suo autoritratto, in momenti in cui Cristo è l'oggetto della conquista del suo cuore, della sua mente, come nella cattura di Cristo dell'Orto, dove lui si raffigura all'estrema destra, alzando la lanterna proprio e probabilmente alzandosi anche in piedi, il quadro a mezza figura non si può vedere, ma certamente è sulla punta dei piedi, per riuscire con grande e appassionata curiosità a vedere il volto di Cristo. Ma le cose cambieranno nell'ultimo dipinto, che è il martirio di Sant'Orsola, quando ancora torna con il suo ritratto proprio dietro la santa, quasi entrato in simbiosi con lei e quasi volesse essere partecipe del martirio che lei sta vivendo. Ecco la sua testa, lo sguardo non è più quello incuriosito e appassionato di qualcuno che cerca qualche cosa, è uno sguardo perduto. O ancora di più nel quadro più sconvolgente assoluto, che è la resurrezione di Lazzaro. A questo punto torno a bomba, perché siamo arrivati al momento, con il concetto, con la resurrezione. Caravaggio ha sempre avuto dei rapporti difficili, perché nel 1603 un pittore, che tra l'altro lo imitava, Giovanni Battista Baglione, gli intenta un processo molto importante, perché si conoscono gli atti, un po' sono pubblicati anche nel libro in fondo,
perché Caravaggio, nel quale accusa Caravaggio di diffamazione, di aver divulgato dei sonetti diffamatori nei suoi confronti, lui e degli amici di sta brigata di Caravaggio. Io li ho letti, sono pubblicati, sono di una volgarità immonda, che è molto probabile che siano proprio scritti su suggerimento di Caravaggio, quindi non era vero, insomma. Di fatto il Baglione accusa Caravaggio di avere scritto queste cose così ingiuriose su di lui perché la commissione di un quadro raffigurante la resurrezione era stata affidata a lui, Baglione, e soffiata a Caravaggio. È molto probabile perché, secondo me, il punto più irrisolto della personalità di Caravaggio è proprio il rapporto con la resurrezione, quindi chissà come ci teneva a poter riuscire ad arrivare a questo soggetto, ma essendo nel 1603 l'avrebbe fatto in un modo assolutamente sfolgorante, erano gli anni buoni. In realtà riesce a dipingere quel soggetto più tardi, tra il primo e il secondo periodo napoletano, verso la fine della vita, intorno al 1609, lui muore nel 1610, per una chiesa di Napoli. E ciò che rimane sono soltanto le testimonianze delle fonti antiche, che dipinse la resurrezione in modo sconvolgente. Perché un soggetto ripetuto nella storia della pittura veniva interpretato in termini di assoluta umanità, ossia con Cristo che non è ancora uscito dal sepolcro, ha ancora, dicono le fonti, un piede dentro il sepolcro e uno fuori, e sta come fuggendo, creando gran trambusto e terrorizzando tutti quanti gli astanti. Dipinto venne distrutto nel 1812 durante il terremoto di Napoli e di quel non è rimasta traccia. L'unica raffigurazione indiretta della resurrezione è questa, di Lazzaro, non di Cristo, ma interpretata come prefigurazione della morte e resurrezione di Cristo, dove il pittore si raffigura ancora nell'autoritratto che vediamo, questo sguardo perduto, aggrottato e quasi opaco, senza risposta, ecco l'intero, e che, vedete in modo scandalosamente brutto, non riesce a incontrare quello di Cristo, il quale fa lo stesso gesto ripetuto in controparte che aveva fatto quando aveva chiamato alla nuova fede Matteo, ve lo ricordate, era di là, ora di qua, ma è lo stesso. E Lazzaro esce dal sepolcro con le braccia aperte, che richiamano immediatamente la posizione della croce. Altri elementi rimandano al soggetto della resurrezione, vedi, purtroppo voi non lo vedete, in primo piano c'è la testa di teschio di Adamo, come nel Golgota, il particolare di Marta che bacia il fratello che sta per risorgere, è un richiamo immediato della pietà della Vergine con Cristo, quindi tutto quanto è giocato in termini di prefigurazione della resurrezione di Cristo, ma c'è qualche cosa di sconvolgente fino in fondo, qua non vedete niente, pazienza, il quadro oltretutto è in condizioni pessime, a pezzi, tutto il pigmento se n'è andato, la pellicola pittorica è tutta frammentata, quindi è una larva, però sufficiente a capire cosa il pittore voleva vedere, cosa voleva dire. Il corpo di Lazzaro è come strappato dalla morte, si sente proprio tutta la tensione dei muscoli e sembra quasi che voglia più rimanere morto che tornare in vita, proprio perché è stato studiato strutturalmente, effettivamente, cioè il peso del corpo è più verso il basso, ma soprattutto la mano che si alza verso Cristo come un'elica sulla quale va a battere la luce sembra voler fermare il gesto di Cristo. Oltre a questo non ci si può spingere, certamente Caravaggio è una figura in questi ultimi quadri sconvolgentissima, sempre presa da un anelito profondo, una mestizia cupa, come che arriva al punto di portarlo a raffigurare
nella testa mozza di Voria ancora il suo volto sfigurato dal colpo di bastone che aveva ricevuto a Napoli e che avevano tentato di inferirgli per farlo fuori, di fatto questi ultimi quadri sono a tutti gli effetti proprio tragici, probabilmente la speranza, quella speranza che è stata così viva e così manifesta nelle opere dei grandi anni romani, si è come un po' offuscata, ma sempre però sostenuta da una ricerca della verità che in quel momento non riusciva a essere appagata. Poi nel 1610 lascia Napoli alla volta di Roma perché era giunta ormai la notizia, non ancora però certa, che avrebbe ottenuto la grazia e quindi sarebbe potuto ritornare negli Stati Vaticani, negli Stati Pontifici, e durante il viaggio la nave sulla quale era imbarcato viene fermata a un posto di blocco. Chi dice a Civitavecchia, anche se non è detto proprio chiaro e tondo, chi dice invece a Paolo, rimane in carcere per 2 giorni, paga una cauzione, secondo le fonti, riesce ad uscire dal carcere dopo poco, ma si lancia alla ricerca affannosissima della nave sulla quale erano rimasti 3 quadri che doveva portare a Roma. Era luglio e, sfinito per la malaria, per il caldo tremendo, per la fatica, era reduce anche dalla ferita molto grave che aveva ricevuto a Napoli pochi mesi prima, e in questa ricerca affannosa, giunto sulla spiaggia di Porto Ercole, muore. Questa è la versione ufficiale dei fatti. Ci sono un paio di notizie, una di carattere notizia indiretta, molto nebulosa, documentario, l'altra invece una fonte un po' tarda di 30 anni dopo, del 1630, che lasciano spazio al sospetto che non sia morto di morte naturale, inseguito come era dai Cavalieri di Malta per un crimine di cui le fonti non specificano l'entità, per il quale però aveva ricevuto il titolo ignominioso di membrum putridum et fetidum, crimine per il quale era stato cacciato dall'ordine dei Cavalieri di San Giovanni, per entrare nel quale aveva fatto un anno di noviziato seguendo la regola agostiniana. Vedete, è una vita tormentata, insomma, da supremo genio, ma insomma, quello a cui sono approdato a molto, perché lo studio di Caravaggio, illuminato in me da, devo dire proprio, insomma, scusatemi, insomma, ma da quello che avevo capito della cultura attraverso la lettura di certi libri di Don Giussani, quello a cui sono approdato è che è proprio un tormento tale per cui, nonostante che di fronte ai geni non si possa mai dire un poveraccio, insomma, è veramente un poveraccio, insomma, la figura, la persona di Caravaggio mi rimane in pugno più ancora della sua pittura. Questo lo devo proprio dire così, come, un po' come commiato. E allora, prima che, se, non so se Cesano avrà qualcos'altro da dire, insomma, comunque io concludo con il ritratto che invece gli fa un pittore contemporaneo, Ottavio Leoni, e che ci lascia la sua immagine negli occhi d'aspetto diverso di quanto non fosse la tragedia così chiaramente impressa nel volto, nella testa mozza di Golia. Anch'io ringrazio Marco perché oggi ci ha insegnato 2 cose.
prima di tutto a guardare, perché il guardare senza sensibilità, senza immedesimazione, con l'esperienza di chi già ha visto, già si è impegnato con l'oggetto, questo guardare è poco più che cecità. Perché noi spesso guardiamo i quadri esattamente nel modo con cui guardiamo la realtà. Per cui non ne percepiamo assolutamente la profondità. E tutto appunto si riduce semplicemente all'evocazione di qualcosa di onirico, di poco più che un sogno. Quindi prima di tutto perché ci ha insegnato questo, e io gli sono grato per questo insegnamento a riguardo di come si guarda. E poi, quindi non è stato solo un intervento su un grande pittore. E poi, per la conclusione che lui porta nel suo libro, e che mi sembra sia la conclusione giusta anche della sua conferenza. Il 18 luglio del 1610 si chiude la vita del più grande interprete della cultura figurativa moderna, ispirata dal pensiero cattolico. Agli estremi di verità a cui giunse Caravaggio, nessuno dopo di lui si sarebbe mai più elevato. Morì malamente, ma soltanto la stolida cecità dei moralisti può spingersi ad affermare che male aveva vivuto, visto che, nonostante la vita violenta, pochi artisti come lui riuscirono consapevolmente o inconsapevolmente a essere testimoni di quella verità. E infatti il cristianesimo non è per donnette. Appunto, è la lotta di Giacobbe con l'angelo, è la lotta dell'uomo con la verità. Come del resto, in una frase terribile, dice la Bibbia. Quando Dio dice, non sei né caldo né freddo, sei tiepido, e per questo ti vomiterò dalla mia bocca. Arrivederci. Scusate un momento. Mi dispiace interrompere l'applauso perché era meritatissimo, ma mi hanno dato l'incarico di ricordarvi che oltre al meeting e alle mostre interne del meeting, cioè una mostra che è in assoluto delle grandi mostre, la più bella, anche se un po' colta e difficile, che è quella sulla pittura romana al Palazzo dell'Arengo.